Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Carissimi, a tutti l'augurio di buon Natale. Oggi celebriamo la Natività del Signore e questa giornata abbiamo ascoltato, nottata e giornata tanti Vangeli. Io vi propongo quello di Luca, che poi è la messa del giorno del Natale, il Vangelo di Luca che ci manifesta un tripudio, una gioia. C'è certamente la Natività, la Santa Famiglia, ma ci sono due categorie di personaggi che sono molto interessanti: gli angeli e i pastori. Tutto questo indica una gioia, un tripudio, una festa. Gli angeli annunciano la Natività, i pastori corrono verso la Natività. E questo Vangelo, il Vangelo della Natività di Luca, ci descrive un vero e proprio trionfo di gioia. Perché la gioia? Perché è nato il nostro Salvatore, è nato l'agnello immolato. Non dimentichiamo che Gesù è, secondo San Giovanni, l'agnello immolato, l'agnello che si dona per i peccati del mondo. È un bambino che nasce per dare a noi la salvezza. Ce la donerà sulla croce, attraverso la sua morte, attraverso la sua risurrezione. Non distacchiamo mai, carissimi, il Natale dalla Pasqua. Questo bimbo nasce per darci la vita eterna, per donarci la vita eterna. Ci spieghiamo così il gaudio degli angeli, dei pastori. E carissimi, vorrei che questa sia la nostra gioia, il nostro gaudio. È vero, stiamo vivendo un Natale un po' difficile per via delle restrizioni, ma in tutto questo clima sarebbe bello che il nostro cuore sia nella gioia, una gioia che niente, nessuno ci potrà togliere. A voi tutti l'augurio di un Natale sereno, malgrado tutto, un Natale gioioso.